Aspetta, raga. Raga, è lì. Fammi spengere. Come si fa? Spengi. Si sta girando? No. Mi sa che ci ha visto. Passa. Leonardo, mi sa che ci ha visto. Ci ha visto. Ok, ci ha visto. Ciao a tutti, ragazzi. Oddio. Bentornati in questo nuovo video. Allora, vabbè, non si dice che i più belli lui sono Lui è Leonardo e io sono Tommaso. Ciao, sono Leonardo. Allora, ragazzi, mentre stavamo andando in spiaggia, ovvero adesso, stiamo andando adesso, ci siamo detti: perché non facciamo un video dove passiamo l'intera serata e tutta la notte, quindi, in spiaggia, proprio sopra la sabbia? Che dici? Ci stava, no? Sì, in teoria non si potrebbe fare, perché comunque i bagni, le strutture balneari chiudono a mezzanotte, no? E quindi dopo tutti bisogna andare via. Però abbiamo pensato. E se ci si nasconde? Esatto, tipo sotto le sdraie. Oppure tipo mi chiudo dentro un ombrellone. Sì, esatto. Ci si potrebbe nascondere dentro uno stabilimento balneare e restarci finché possiamo. Tutta la notte. Perché non dormirci? Magari. E quindi, ragazzi, bello. Allora adesso facciamo un conto sonno, tipo le 6 e 20. Adesso noi andiamo in spiaggia, ci facciamo un bel bagno, poi vediamo cosa fare, magari prendiamo un aperitivo. Ah, poi dobbiamo ordinare la cena perché mangeremo sulla spiaggia. E useremo una cosa che non avevamo mai fatto prima. Ovvero. Vai, dillo te. Globo. Voi lo faremo tornare a casa nostra, quindi dal mare dovremo tornare a casa, poi riandare al mare un'altra volta, insomma, bla bla bla. Quindi alla fine mangeremo sulla spiaggia e poi aspetteremo la notte e poi vedremo come organizzarci. Bene. Quindi adesso noi andiamo in spiaggia e boh, non so se vi faremo vedere qualche clip perché c'è vento, luce e tanta roba. Quindi niente, ci vediamo. Ci stavano guardando male per tutto. Vabbè. E ci vediamo. Ciao. In spiaggia. Comunque vi volevamo un po' aggiornare sulla nostra convivenza, che comunque sta andando molto bene. Che ci siamo. Grazie signora, perché ci siamo un po' organizzati, tipo io lavo, quando c'è, se io lavo lui asciuga, bla bla bla, insomma. Diciamo che comunque se in un futuro prossimo, lontanissimo, dovremmo vivere insieme per lavoro, roba varia, insomma, diciamo che comunque sapremo convivere, cioè. Abbiamo avuto la conferma, ecco. Esatto, sapremo sopravvivere, sì. Però adesso io sto pensando solo al mio analcolico. Perché ora andremo, fra un po' andremo a prendere un aperitivino. Sì, perché raga, sono tipo le sette qualcosa. A proposito, fra un po' bisogna andare a prendere Globo. Giusto, prima facciamo l'aperitivo. Poi insieme a voi ordineremo Globo. E poi faremo cena e poi ci sarà il nostro piano per restare qua in spiaggia. Che poi bisogna anche pensare, sente cosa dovremmo fare. Allora, secondo me tipo, innanzitutto aspettiamo che tutti siano andati via. Cioè proprio non ci deve essere nessuno. E poi tipo cerchiamo di stare sdraiati sopra le sdraie. Sdraiati sopra le sdraie, bellino. In modo che tipo la sicurezza non ci trovi. Perché ragazzi, la notte c'è la sicurezza, gli omini, che girano per la spiaggia per assicurarsi che non ci sia nessuno. E questa cosa è veramente fastidiosa. Sì. Cioè, fastidiosa, fanno bene a fare il loro ovvio lavoro. Però per due persone vogliono restare la notte. No, vabbè, comunque ecco, noi ci proveremo, speriamo di riuscirci. Se no questo video sarà un flop. Tantissimo. Perché se ci beccano subito no, non sarà carino. Vabbè, dai, andiamo a fare l'aperitivo, che dici? Sì. Bisogna parlare forte perché sì, c'è la musica, sennò poi il copyright ci bussa alla porta. Guardate, abbiamo preso il nostro aperitivo con tanto di noccioline e patatine per restare sempre comunque in forma. Perché ormai sapete che noi siamo molto atletici. Assaggia, buonissimo. Buono. Bravo Simone, ottimo lavoro, veramente. Come sempre, ragazzi. Sì. Quando abbiamo finito ordiniamo insieme Globo. Sì. Che dice? Vabbè. Siamo tornati a casa perché lì dove eravamo a fare l'aperitivo c'era veramente troppa gente, troppo vento, troppo sole e troppa musica, veramente. Non ci si poteva stare. Quindi adesso ordiniamo subito il Globo e allora io andrei sul McDonald's. Mac, sì, sicuramente il Mac. Tranquillamente.
E allora, vediamo, io prendo sempre il solito praticamente, quindi il Crispy McBacon, che è buonissimo. Quello con cui abbiamo fatto anche il video. Ve lo ricordate? Chi di voi c'era, mi raccomando? Scrivete, fatecelo sapere nei commenti se l'avete visto quello. E scrivetevi io c'ero. Io, hashtag io c'ero. Hashtag io c'ero. Poi vabbè, la Coca-Cola e patatine e 6 nuggets. Te invece? Io uguale, non c'è bisogno nemmeno di ripeterlo perché comunque... Ah ok, noi prendiamo sempre la stessa roba. Esatto. Quindi ordina... Ok, 32 euro. Vabbè, ah, ci sta, ci sta. Comunque adesso poi ritorniamo in spiaggia a mangiare. Anche perché la nostra missione è andare in spiaggia. È andare in spiaggia. Se la Globo ci sta guardando e ci vorrebbe sponsorizzare, noi siamo qua, cioè veramente non abbiamo problemi a ricevere cibo gratis. Oh, sai bello. Appunto. Quindi ehi, siamo qua. Sveglia. Questo video sta diventando un bel disastro. No! Era un fattorino delle pizze. Ci siamo messi a stalkerare il nostro corriere del cibo. Guardate, si sta muovendo. Ragazzi, vedete quel cosino? Quello è il nostro cibo che si sta muovendo. Ecco, adesso lo stiamo seguendo tutto il tempo. Il corriere si chiama Simone. Simone, fai presto, ti prego. Simone. Abbiamo fame. Simone. Ragazzi, ho in mente di fare uno scherzo a Tommaso e tipo gli dico che hanno annullato il nostro ordine e non parte più. Quindi, cioè, comunque tipo si è interrotto, quindi adesso glielo dico. Tommy, c'è un problema. Ordine annullato. Il tuo ordine non è più in fase di consegna. Te lo giuro, è scritto qui. Mi ha fatto malissimo, ragazzi. Oddio, non mi vedete. Mi ha fatto malissimo. Questo mi fa troppi scherzi, ragazzi. Mi raccomando, suggeritemi uno scherzo da fare. Perché vi ricordate, me l'ha fatto anche quell'altro in cui era scomparso, eccetera. E lì sono stato bravissimo, devo dire. Questo mi sta facendo arrabbiare. Te la meriti una volta. Aia. È arrivato. Sta arrivando. Sta arrivando. Beh, è arrivato il cibo. Che dire, ragazzi. Simone fa i suoi effetti. Raga, ma poi parliamo di quanto è comodo. Cioè, noi non abbiamo fatto un metro e ci è arrivato il McDonald's. Mi ha fatto ridere. Si sta rompendo. No, hai parlato cosa? Troppo. Madonna, presto. Madonna, oddio. Ragazzi, è piccola interruzione. Ragazzi, sinceramente, cosa c'è di meglio di tutto questo? Non veramente potevamo chiedere di meglio, veramente. McDonald's, spiaggia e tramonto, cioè fantastico, veramente. Oh. Ragazzi, bellissimo. Sì. Non vediamo l'ora, sì. Davvero. Però ecco, adesso ce lo godiamo un attimo. Ce lo godiamo. Scusateci, ma vogliamo goderci. Non riprendiamo, sì. Ci però comunque, esatto, dai. Quando abbiamo finito riprenderemo subito. Baci. Quindi, buon appetito. Buon appetito. Si fa sempre più sera, anche se voi ancora vedete tipo giorno. Però il sole è andato via. Esatto, ora noi aspettiamo un altro po' perché comunque ancora non è mezzanotte, quindi comunque si può ancora stare qua. E fra un po' comunque diventeremo illegali. Esatto. Ah, la cena era buonissima. Davvero, ovviamente, ragazzi. Abbiamo sterminato tutto, non c'è rimasto niente. Grazie Simone per averci reso felici. Esatto. E quindi niente, bisogna aspettare ancora un po' e poi sì, inizia la vera sfida. Allora, ragazzi, abbiamo superato il limite, cioè il tempo limite, ovvero tipo sono mezzanotte qualche minuto e non potremo già più stare qui in spiaggia. È tutto infatti chiuso, tutto deserto. Esatto. E infatti abbiamo già visto, ci sono tipo 2-3 guardie che sì, ancora però non sono partite a controllare. E quindi appena partiranno noi dovremo nasconderci da qualche altra parte, perché sennò ci beccano subito, il video finisce subito. Cioè tipo ci mettiamo sotto le sdraie, no? Non lo so, come facciamo? Non lo so, potremmo anche, sì, sotto le sdraie secondo me. Oppure là sopra, là sopra, andiamo. E abbiamo deciso di salire sopra questo. E quindi... Sta arrivando, corri, vai, come sta arrivando? Sta arrivando, nascondi. Oh Gesù, oddio, raga. No, aiuto. Aia. Corri. Dov'era? Era laggiù, stava arrivando. Ragazzi, sono arrivati i controlli. Ragazzi, io non vedo niente. Sono laggiù. Ah, ok, sì, l'ho visti. Che facciamo? Non lo so. Allora, intanto aspettiamo che passino.
poi scendiamo e ci proviamo a nascondere sopra le sdraie. Ok, va bene. Allora bisogna aspettare un attimo che se no ci beccano. Vai veloce, scendi. Raga, io non vedo nessuno però ancora. Forse sono andati via. Sì, sono andati via. Ok, andiamo. Siamo qui. Praticamente in una proprietà privata, però vabbè, lasciamo perdere. Tagli. Esatto, infrangiamo tante regole, ops. E no, niente. Non ci vedrete adesso, c'è tanto buio. Probabile. Aspetta, vabbè. C'ho la torcia però. Ora ci vedete un po' meglio, vero? Ok. Molto meglio. No, allontaniamoci perché non è casa nostra. Chi è quello? Che è successo? Non è che è. Oddio, non Leo, scappa. Spengi la luce. Spengo. Non si spenge. Andiamo sotto. Giù. Sta qua. Giù. Raga, pensavamo fosse il proprietario della casa, in realtà era l'uomo della sicurezza. Oddio. Non vi giuro. No, ragazzi. Aspetta. Lì. Oddio. Tieni basso. No, ragazzi. E quindi? Quindi non saprei. Oddio. Abbiamo rischiato. O io è corsa. Sì. Ok. Che ore sono? Le 3:30. Oddio. Che si fa? Non saprei che si può fare. Aspetta, raga. Raga, è lì. Fammi spengere. Come si fa? Spengi. Si sta girando? No. Mi sa che ci ha visto. Basta. Leonardo, mi sa che ci ha visto. Ci ha visto. Ok, ci ha visto. È il giorno seguente. Sì, e vi spieghiamo un attimo com'è andata a finire la situazione. Allora, praticamente, come avete visto, ci hanno trovato e il guardiano, insomma, quello, l'uomo della sicurezza ci ha trovato. Ci fa: che fate qua? E noi: no, niente, si stava girando un video, bla bla, gli abbiamo spiegato un attimo. E fa: ah, ok, va bene, però non potreste stare qua, quindi dovete andare via per alla forza. Fine è stato anche abbastanza gentile. Sì, comunque. Sì, è stato gentile. E quindi si fa: ok, va bene, andiamo. E volevamo riprendere tutto. Il problema è che la batteria della telecamera era morta e ci ha abbandonato. Esatto, i telefoni erano scarichi perché avevamo usato la torcia tutta la notte e quindi non abbiamo potuto solo riprendere veramente niente. Veramente un delirio ieri, esatto. Sera eravamo fradici perché era umido. Poi stavamo scappando, questo video della batteria ci ha abbandonato, è stato veramente un delirio. Esatto. Però, oddio, è stato bello, dai. Sì, è molto carino anche perché ci siamo alla fine, sommando un attimo le ore, siamo arrivati tipo a 5 ore tutte in spiaggia. Boia. Sì, da soli lì tutta la notte, è molto bellino, molto carino. Poi mi è piaciuto tanto ordinare su Glovo. Bellissimo. E che dire, ragazzi, niente. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, commentateci e fateci sapere giù nei commenti cosa ne pensate. Iscrivetevi, mi raccomando. Fateci sapere se bisogna fare altre sfide di questo, sì, esatto, genere, mi raccomando, scrivetelo. Oppure delle avventure strane che vorreste vedere, tipo, esatto, quello che volete. Noi vi affidiamo l'incarico di scegliere i nostri prossimi video. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao.